Benvenuti a tavola, sono Oscar Tibolla, c'è con me Marcello, siamo nella cucina del ristorante Le Codole. Oggi vi prepareremo un piatto con il quale abbiamo vinto un concorso in Lussemburgo un po' di anni fa. Faremo lo scrigno di salmone con frutti di mare e melanzane al funghetto. Andiamo a preparare il piatto. Stiamo preparando le melanzane al funghetto, abbiamo un trito di aglio, acciuga e peperoncino. Andiamo a mettere le melanzane. Le cuciniamo per 8-10 minuti coprendole. Su un tagliere disponiamo un foglio di carta pellicola, disponiamo le fette di salmone precedentemente tagliato, ci aiutiamo con uno spruzzino con un po' d'acqua, mettiamo un altro foglio di carta pellicola e battiamo leggermente. Prendiamo uno stampino, andiamo a mettere il pesce in questo modo, facciamo aderire il salmone attorno alle pareti dello stampino e poi togliamo la carta pellicola, quella sopra. Per il ripieno del cestino usiamo delle cozze precedentemente cotte con aglio e prezzemolo, dei gamberoni e delle capesante. Il tutto lo tagliamo grossolanamente perché questo tipo di pesce ha del collante naturale che ci aiuta a compattare bene il ripieno. Andiamo poi a condire con un po' di erba cipollina tritata, dell'olio e del pepe. Aggiungiamo inoltre dei pezzi di salmone, dei ritagli di salmone che ci sono rimasti grossolanamente. Andiamo ad amalgamare bene il tutto e versiamo il composto dentro il cestino. Tagliamo le eccedenze del salmone aiutandoci con una forbice e lo cuciniamo. Lo cuciniamo in forno a vapore per 15 minuti a 80 gradi. Naturalmente, se non abbiamo il forno a vapore, va bene anche una pentola con un cestino per la cottura a vapore. Stiamo facendo la salsa allo zafferano per il cestino. Abbiamo portato a ebollizione la panna e il brodo di pesce. Aggiungiamo una o due bustine di zafferano in base alla quantità. Aggiungiamo un po' di roux per legare la salsa e facciamo cuocere 2-3 minuti. Stiamo tagliando i datterini a fettine, questi ci serviranno per la guarnizione del piatto e come ultima operazione, prima di impiattare, faremo la schiacciatina di patate. Abbiamo cotto precedentemente delle patate con la buccia, poi le abbiamo schiacciate e adesso andiamo a condirle con sale, parmigiano, olio e un po' di brodo di pesce. Il salmone è pronto e lo tagliamo a metà. Impiattiamo con 2 quenelle di patate, disponiamo i cubetti di melanzana al funghetto, le fettine di pomodorino datterino, andiamo a disporle sopra ogni cubetto di melanzana, poi andiamo a mettere degli steli di erba cipollina come guarnizione, dell'erba cipollina tagliata sopra il pomodoro, completiamo con un po' di salsa allo zafferano, condendo anche un attimino il cestino, finiamo con 3 violette. Il cestino di salmone e frutti di mare è servito. Per questo piatto ho scelto un Riesling dell'Alta Langa che si abbina perfettamente al salmone. Benvenuti a tavola dalla cucina del ristorante Le Codole di Canale d'Agordo.